Questa è una storia vera, tutta italiana. Iniziata oltre 15 anni fa nel nome di un'ambizione: fare dei giovani di oggi i cittadini di domani. Gli attori protagonisti di questa storia sono molti, tutti fondamentali. Gli studenti e i docenti italiani, i gruppi editoriali, le fondazioni di origine bancaria, le aziende dotate di responsabilità sociale e le istituzioni del paese. Come in tutte le storie c'è una regia. Si chiama Osservatorio Permanente Giovani Editori, con il suo presidente Andrea Ceccherini. Con in testa questa sfida impossibile, l'Osservatorio si è impegnato sin dal 2000 per rendere le nuove generazioni più padrone di se stesse. Come? Attraverso due percorsi, due diverse anime, figlie della stessa mission. Rendere prima i giovani più padroni della propria testa e poi più padroni dei propri mezzi. Per questo l'Osservatorio ha promosso due progetti strategici: il quotidiano in classe e Young Factor. Il quotidiano in classe, per promuovere l'educazione all'informazione di qualità. L'iniziativa ha l'obiettivo di aiutare i giovani di oggi a diventare i cittadini di domani, sviluppando attraverso la lettura critica e la consultazione dell'informazione di qualità, sia cartacea che digitale, quello spirito critico e quel senso civico che rende l'uomo libero. Per rilanciare in chiave moderna la Cenerentola della scuola italiana, l'ora di educazione civica. Young Factor, una iniziativa per elevare il livello di alfabetizzazione economico-finanziaria dei giovani e colmare quel gap di competitività rispetto ai loro coetanei europei. Compagni di viaggio nel nuovo percorso, tre grandi istituti bancari del nostro paese. Crescere tra le righe, giovani, editori ed istituzioni a confronto, e Young Factor, un dialogo tra giovani, economia e finanza, sono i due grandi eventi di incontri e dibattiti in cui autorevoli ospiti nazionali e internazionali si confrontano con gli studenti, i protagonisti dei due progetti. L'Osservatorio è anche formazione, ricerca, concorsi, iniziative speciali, eventi, incontri, progetti digitali e internazionali. Per rendere anno dopo anno questa sfida impossibile una storia vera. Osservatorio Permanente Giovani Editori.